L'educazione laica all'entusiasmo per la vita caduca, ma che fa esperienza dell'infinità e dell'eternità. Se tu dovessi, Sossio, invitare un giovane alla lettura di Spinoza, da cosa gli suggeriresti di iniziare? Ma per me le due opere principali sono l'Etica e il Trattato Teologico-Politico. Io direi l'Etica. È difficile perché, appunto, questo stavo dicendo prima e poi l'ho dimenticato, cioè criticano Spinoza, anche Schopenhauer, perché ha cominciato da Dio invece di cominciare dall'esperienza umana. Ma Spinoza ha detto, anche se non parlava naturalmente per Schopenhauer che è venuto dopo, ma rispondendo in sostanza a questo tipo di critica, ha detto che se uno non comincia da Dio non ci arriva mai, dal basso non si sa, si può capire, possono capire le cose del basso partendo dall'alto, ma questo non significa che nella sua ricerca lui sia partito dall'alto. Nella sua ricerca, diciamo, preparazione, formazione della sua filosofia, lui necessariamente è partito dall'esperienza, dal basso. Però una volta arrivato all'idea di Dio, ha capito che solo derivando da Dio tutto si potevano spiegare tutte le altre cose. Quindi in un certo senso quella critica va a vuoto.